Buongiorno amici e amiche, buon mercoledì 24 febbraio 2021. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 11, versetti 39-32. Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Perché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione». Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. È un Vangelo che va letto alla luce della prima lettura di oggi. Giona avverte i Niniviti che se non si fossero convertiti Dio li avrebbe distrutti. Il re presta ascolto alle parole di Giona, uomo di Dio. Scende dal trono, si spoglia dei suoi simboli onorifici e di potere e si siede dal trono alla cenere. Da vestire con orpelli si veste di sacco. Da mangiare lautamente proclama un digiuno per tutti. Quel re è santo, perché oltre a salvare il suo paese, lo ha guidato in modo saggio. Cioè si è lasciato guidare non dal proprio istinto e dal proprio orgoglio umano, ma dal consiglio di un uomo di Dio. Quanto è difficile oggi trovare politici, governatori, direttori di aziende, comandanti di forze armate, che si fidano di Dio e affidano il loro lavoro a Lui. Quanta giustizia ci sarebbe in più, quanta lealtà, serenità, solidarietà regnerebbe tra noi. Ecco cosa significa convertirsi. Non pensare ai propri interessi, ma avere il pensiero di Cristo, interrogando in ogni scelta e in ogni cosa la sua volontà. E tu come compi le tue scelte? Buona giornata a tutti!